Signore e signori, buonasera! Buonasera a tutti! Benvenuti a questa sesta finale mondiale di Miss Progress International. Serata all'insegna del clima internazionale. Miss Progress International rappresenta una manifestazione che comunque chiude le manifestazioni estive di Leporano. È un'ottima manifestazione perché comunque mette in luce quella che è la progettualità delle ragazze a livello internazionale con i loro progetti e quindi il loro modo di fare, e rappresenta tutti i continenti. Noi siamo ben felici questa sera di ospitare questo gruppo di ragazzi qui a Leporano. Grazie. Vincitrice del titolo del miglior costume nazionale, the winner of the best national costume is Brenda Mexico! È evidente che dobbiamo arrangiarci. Vuole magari vedere con me accanto a Brenda, gli vado all'altro lato. Scusami Brenda, sorry Brenda, disculpe. E voglio lasciare a lei la parola per lasciare un saluto e magari farò del mio meglio per tradurlo ai nostri amici da tutto il mondo. Io ringrazio tutti quanti voi, l'associazione In Progress di Carosino, ma tutti coloro che hanno reso possibile questa serata, Studio 100 e tutti quanti i partecipanti. E io con il vice sindaco e tutta l'amministrazione siamo felicissimi e onorati di ospitarvi questa sera in questo castello. Sicuramente il castello che rappresenta la nostra eccellenza si abbina con le eccellenze, con le bellezze che qui abbiamo. Io sono veramente in imbarazzo perché tanta bellezza in questo luogo va bene, quindi eccellenza su eccellenza. Adesso provo a fare del meglio per ricordare tutto. The mayor of Leporano, lawyer, the attorney Angelo D'Abrano says, you know, we are really happy to have all those wonderful ladies, but especially to have beauty and brain all together in this fantastic castle. And this is one of the excellences of the history of Puglia. And so, excellences and excellences get well together. So we are happy to stay here. And so thank you, Angelo D'Abramo. Vuole aggiungere qualcosa, Yolanda? Io vorrei dire che già da giugno ci siamo incontrati per poter organizzare questa serata. Questa serata rientra all'interno del cartellone dell'estate leporanese, questa è l'ultima serata, siamo orgogliosi e per l'anno prossimo mi auguro che se ci siamo, se ci saremo, mi auguro di farlo anziché farlo diciamo a settembre, di farlo proprio nel periodo estivo, in modo che abbia anche una risonanza, no? Diciamo, a livello turistico, di impatto mondiale. Grazie ancora. Grazie a Yolanda Lotta, so thank you, Deputy Mayor. Siamo arrivati all'ultima serata dell'estate leporanese, un tour de force, abbiamo fatto un cartellone dove c'erano 60 eventi, iniziato a giugno e termina oggi. Stasera abbiamo questa bellissima sfilata che dal nome International. Miss Progress International. Miss Progress International, abbiamo qui la dottoressa Nobile Giusi che diciamo lei è la conduttrice, la coreografa di questo bellissimo evento. Stasera qui ci sono, rappresentano i quattro continenti, ci sono 20 bellissime ragazze dove sfideranno poi con abiti diciamo ognuno del proprio paese, però alla fine verrà premiato un progetto, il progetto più interessante dove verrà premiato, e io adesso passo la parola a Giusi Nobile che entrerà di più nel dettaglio.
Buonasera, io sono la presidente dell'Associazione Culturale In Progress che per il sesto anno consecutivo organizza Miss Progress International. Il nome può trarre in inganno perché si può pensare che sia un concorso di Miss. Invece non è così, perché quello che noi premiamo non è la bellezza esteriore, bensì la capacità di queste ragazze di presentare dei progetti su salute, ambiente, diritti umani e integrazione culturale. Premieremo il progetto più bello dal punto di vista anche della fattibilità. Praticamente ogni anno noi scegliamo un progetto che poi nell'anno successivo come associazione aiutiamo la ragazza vincitrice a realizzare. Questa sera avrete modo di vedere 20 ragazze che sfileranno su questo palco con i loro costumi nazionali, come diceva appunto l'assessore, e vedrete e ascolterete anche un sunto dei loro progetti. Inoltre ci sarà la ragazza vincitrice dello scorso anno che presenterà appunto la realizzazione del suo progetto proprio su questo palco. Questa sera abbiamo anche il piacere di avere qui con noi, ospite di questa bellissima serata, il nostro amico Francesco Greco. Sì, buonasera a tutti, è un onore con la super Yolanda Lotta, è grande. Siamo qui, siamo stati fortunati, il Padre Eterno ci ha voluti bene, è smesso di piovere, grande serata, grande location, io l'ho sempre detta, la corte del castello, meravigliosa. Un grande Giuseppe Borrillo, un'organizzazione impeccabile, ci divertiremo, facciamo qualcosa di bello, come si spera sempre. Some of them hoes, some nice and shit. You kids, bitch, better look at. Check your crisp, but ain't where we're at. I'm gonna need a bigger den. What we're gonna do right here is go back. Way back, back at the top. Sicuramente è un evento importante quello di Miss Progress, che si proietta da tutto il mondo, tutte queste bellezze, è importante per la cultura italiana, per la nostra regione, per la nostra città, anche qui per questo bellissimo castello che ospiterà queste quasi 30 Miss da tutto il mondo. Un in bocca al lupo agli organizzatori e soprattutto un in bocca al lupo alle ragazze che si troveranno pronte a affrontare una passerella di moda, spettacolo e anche di talento. È tutto pronto, anche se il maltempo ci ha lasciato un po' preoccupare, perché insomma abbiamo dovuto rimandare di mezz'ora l'inizio di questa sesta finale mondiale di Miss Progress International. Miss Progress International è l'unico evento al mondo che rende la donna protagonista in modo tutt'altro che banale, come sono soliti fare, senza voler particolarmente affatto disprezzare i concorsi di bellezza tradizionali, ma noi ci impegniamo per far sì che la donna sia valorizzata per il suo impegno per i temi dell'ambiente, della salute, dei diritti umani, il tutto all'insegna dell'integrazione culturale. Thank you.
Miss Progress International 2017. On behalf of the Association Culture of Miss Progress. Vi spiego subito che cosa è successo, anzi non faccio io questa spiegazione. Vorrei invitare qui accanto a me sul palco Giusy Nobile, presidente dell'Associazione Culturale in Progress, che ha questa piccola sorpresa. So Jada Byrne, do you remember when I asked you, are you sure that your reign is over? So that's why I ask you that, because there's a something very, very different from the usual. Per cortesia, con questa, please read, leggi il messaggio, Giusy, grazie. A nome dell'Associazione Culturale in Progress, titolare di tutti i diritti dell'evento denominato Miss Progress International Women for Progress, sono orgogliosa di nominare Mary Grace Jedaver Pancho Pingo membro onorario per aver incarnato i principi, i valori e le finalità della nostra manifestazione. Attraverso il suo progetto I Love I Peace, con cui ha vinto Miss Progress International 2017, è stata in grado di ricordare al mondo che credere nei cambiamenti positivi è il primo passo per trasformarli in realtà. Tra i nostri ospiti Jedaver Pancho Opingo, che è colei che ha vinto l'anno scorso e sarà protagonista insieme alle concorrenti di quest'anno, perché sarà mostrato il progetto, mostrato proprio nel senso materiale, fisico della cosa, perché ci saranno immagini eloquentissime su quanto questa concorrente, che rappresenta al meglio Miss Progress International, siamo fieri, orgogliosi di aver incontrato lei. Infatti lei appunto in questo anno di regno, passatemi la semplificazione, ha portato completamente a compimento il suo progetto dedicato alla salvaguardia, all'integrazione e al sostegno economico e anche morale di una tribù filippina che vive nelle montagne nord delle Filippine e che appunto è priva di qualsiasi tipo di, anche dei beni di prima necessità, addirittura ha anche avviato dei corsi di alfabetizzazione. E ripeto, queste immagini parleranno chiaro e quelle immagini dimostrano quello che Miss Progress International è, lo spirito di Miss Progress International, Women for Progress, donne per il progresso, è il sottotitolo, ma che comunque sottolinea anche l'importanza di differenziarsi dagli altri concorsi che cominciano con la parola Miss. E appunto questo spirito è completamente differente e porta la donna a essere protagonista sul serio, davvero.